materie leggere, oggi il via di questa mostra, la cultura ancora protagonista all'interno di questo ciclo di appuntamenti qui alla Torre di Marciano. Sì, sono molto contenta, tra l'altro io sono stata via durante l'estate per motivi di salute e quindi sapere che comunque queste mostre sono state molto visitate per me è motivo di grandissimo orgoglio. Ho un bravo assessore alla cultura che ha seguito e segue molto bene queste cose, queste mostre, e devo dire che hanno portato a Marciano e quindi a conoscere la nostra bellissima Rocca tante persone anche da fuori, per cui ne sono molto felice. In continuità con il ciclo di mostre Corpi di Luce abbiamo fatto un viaggio attraverso l'essenza della materia e abbiamo finito con le materie leggere. Una scommessa vinta, quella di mettere l'arte moderna all'interno di questa fantastica rocca trecentesca. Un successo anche di pubblico, perché nelle tre precedenti mostre abbiamo avuto un buon successo sia alle aperture che poi durante la settimana. Materie leggere si riferisce alla tecnica. La tecnica è materica. Comincio con carte, con colle, con a tela nuda, impronto certi materiali. Possono essere anche materiali edili. La mostra sarà aperta fino al 20 novembre ed è la quarta e ultima della rassegna Corpi di Luce. Questa mostra è dedicata a un artista che ha alle spalle più di 100 esposizioni in Italia e all'estero, ha lavorato soprattutto in Germania e in Belgio ed è un esponente dell'arte informale, e abbiamo scelto di dedicare questa esposizione ai notturni, cioè alle opere più indicative dello stile dell'artista Dina Kanji.